Rientro dei capitani. Quale calcolo ti fa risparmiare? Calcolo analitico o forfettario? La maggior parte dei clienti che vengono da me hanno capitali stagionati in Svizzera che ammontano al di sotto dei 2 milioni. I miei clienti non sono più imprenditori e non hanno più attività operativa in Italia. Si rivolgono a me perché vogliono comunicare in un ambiente sicuro e non intercettato come in Italia. I miei clienti ci tengono esplicitamente che sia fatto tutto qui in Svizzera per non correre rischi inutili. Non si fidano del commercialista in Italia perché hanno paura delle intercettazioni ambientali. I capitali dei miei clienti sono in Svizzera da tanti anni in genere, nella maggior parte dei casi. Sono i cosiddetti capitali stagionati. Spesso sono capitali ereditati, sono soldi guadagnati tanto tempo fa e che sono sul conto da tanti anni. Tanti clienti miei hanno sotto i 2 milioni di assets, hanno conti bancari sotto i 2 milioni. Dunque hanno diritto al calcolo forfettario per determinare la base imponibile. È veramente conveniente il calcolo forfettario? O conviene magari fare quello analitico? Questa è la domanda importante. Buongiorno, sono l'avvocato Enzo Caputo con studio legale a Paradeplatz Zurigo con SwissBankingLawyers.com. Sono due i metodi possibili per determinare la base imponibile su cui l'Agenzia delle Entrate calcolerà le imposte e le sanzioni nella Voluntary Disclosure italiana. Il calcolo analitico e quello forfettario. Entrambi i metodi necessitano dei servizi del commercialista. Però il metodo forfettario consente un calcolo molto più rapido e molto più semplice. Noi lavoriamo molto di meno facendo il calcolo forfettario. Dopo aver chiesto gli estratti del conto bancario presso la banca svizzera, riveliamo i saldi al 31 del 12 dei vari anni, poi calcolo del 5% e poi del 27%. Il calcolo analitico però è molto più complesso e richiede molto tempo per determinare i valori su cui si calcolano imposte e sanzioni. Dobbiamo studiare puntualmente ogni vicenda, ogni movimento. Dobbiamo qualificare il tipo di reddito. Dobbiamo analizzare di che si tratta. Sono dividendi, interessi o capital gain, plusvalenze. Dobbiamo individuare le aliquote storiche da applicare per la mancata applicazione delle imposte. E così via, e così via. Ma il calcolo forfettario è davvero quello che conviene per il cliente? No, non è così, non è vero. Abbiamo constatato che nel 90% dei casi con i nostri clienti con capitali stagionati il cliente paga molto meno con il calcolo analitico. Vale la pena pagare di più per il commercialista per poi pagare molto meno che col calcolo analitico. Cioè conviene fare il calcolo analitico per vedere la differenza col calcolo forfettario. In 90% dei casi conviene più fare il calcolo analitico. 9 casi su 10 hanno mostrato che il calcolo analitico è più convincente, è più conveniente. Dunque conviene fare tutti e due i calcoli, sia quello analitico e sia quello forfettario, anche se il commercialista deve lavorare un po' di più. La mia garanzia personale a te, ne vale la pena fare tutti e due i calcoli, analitico e forfettario,
con grande probabilità è più conveniente il calcolo analitico. Vieni a Zurigo da me, fissa un appuntamento con me. Non usare il tuo cellulare, ma usa un telefono neutrale. Magari in un albergo, in un hotel, e digita oggi stesso lo 0041 79 790 4444 e fissa un appuntamento con me per valutare la tua situazione in un ambiente sicuro e non in un ambiente intercettato. Valuta con calma con me. Se ti è piaciuto questo video, clicca subscribe e riceverai altri video interessanti. Se hai un amico che si informa sulla volontary disclosure, girali questo video. Così è informato anche lui e gli hai fatto un favore. Grazie della visione.